Mister Shevchenko, lei aveva parlato di miracolo. Non è stata una prestazione miracolosa, ma di sostanza, anche viste tutte le assenze che Genoa ha visto. Genoa al secondo tempo ho visto un po' meglio, perché ha avuto un po' più coraggio di salire, di fare qualche tentativa. E secondo me, se giochiamo come abbiamo giocato al secondo tempo, con la volontà di provare le fare le cose in campo, già un po' meglio. E non è stato il risultato sperato, ma il Genoa, anche grazie alle parate di Sirigu, è restato in partita fino a pochi minuti dalla fine. Questa compattezza, questa voglia comunque di provarci e di non naufragare può essere un motivo d'orgoglio. Sì, perché la squadra, anche in momenti difficili, comunque è stata unita e non ha mai messo giù la testa, sempre ha cercato di impegnarsi, ha cercato, come io ho detto, secondo tempo, anche di provare qualche uscita e di provare a mettere in difficoltà Juventus. Venerdì tornate in campo per il derby, che spirito chiederà ai suoi ragazzi? Giocare con il cuore, giocare con grande sacrificio, con grande volontà di fare bene. L'abbraccio finale di Chiellini, quell'in bocca al lupo del difensore bianconero, avverte la stima che la circonda anche tra gli avversari? È un motivo di fiducia? Sì, è sempre stato veramente un bel gesto a parte sua. Lui è un grande campione. Sicuramente è un carattere che io non mollo mai. Vado avanti e andrò. Grazie, mister.